Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Beni mobili ed immobili per un valore di 4 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro. Erano nella disponibilità di Marcello Amelio, 40 anni, ritenuto dagli investigatori legato a organizzazioni criminali dedite al traffico di droga. Il provvedimento, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione, riguarda tra l'altro autoveicoli, rapporti bancari e un'azienda agricola. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato in località Croce Valanidi 36 tonnellate di amianto e un sito di stoccaggio abusivo nell'area attigua agli uffici di una ditta regina. Nel corso delle indagini condotte per risalire ai responsabili dello scempio ambientale del fronte mare di Bocale, i militari insospettiti dai lavori di rifacimento di alcuni tetti hanno rilevato che la ditta PA per il trasporto e lo smaltimento dell'Eternit non era in grado di esibire la documentazione prevista dalla normativa vigente. È giallo sulla cancellazione delle 10 province, tra cui Crotone e Vibo Valentia, sotto i 220.000 abitanti, previste dalla manovra anticrisi del governo Berlusconi. È arrivato infatti il controordine dello stesso ministro Tremonti, che ha smentito tale ipotesi definendola una notizia falsa. Che il provvedimento non avrebbe trovato certo la strada spianata si è intuito con l'altolà dato da Bossi sulla provincia di Bergamo. Puntuale poi è arrivata la retromarcia di Tremonti, anche se sul sito del ministero i tagli sono stati annunciati. Dopo l'incontro di martedì, finito con un nulla di fatto tra i rappresentanti del comune di Cosenza e i 7 dipendenti della cooperativa Demetra, che gestisce gli asili comunali, i dipendenti, senza stipendio dal mese di ottobre, hanno protestato ieri davanti al municipio. Per la giornata di domani, venerdì 28 maggio, è stato fissato uno sciopero. Mentre noi stiamo manifestando qua davanti al comune, perché non siamo retribuite da 7 mesi, il vice sindaco e l'assessore Napoli stanno piantando gli alberi alla signorina di Viale Matino. Fai il loro lavoro, che se ne stiano a casa. Vogliamo i nostri soldi, È stato presentato ieri mattina in conferenza stampa a Palazzo San Giorgio il nuovo piano strutturale comunale della città di Reggio Calabria. Lo strumento urbanistico, rinnovato dopo 40 anni, è stato presentato dal sindaco Raffa, dall'assessore all'urbanistica Demetrio Porcino, dal presidente della prima commissione e dal presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L'iter di riqualificazione era partito nel 2006 seguendo le direttive della legge regionale ed approvato dal Consiglio Comunale. Sono 590.000 euro quelli stanziati dall'amministrazione comunale di Crotone per il progetto per la sistemazione di strade e relative opere di urbanizzazione presentato dall'assessore Rizzo. Si prevedono due lotti di lavori che puntano soprattutto ad avvicinare la periferia al centro, con interventi per la traversa Gramsci, via Tassone, discesa San Leonardo, via Acquabona, le cooperative 291 e Scintille in zona Tufolo. Tra le altre cose è annunciata la realizzazione di una torre faro presso la questura di Crotone. Cambio al vertice della Guardia di Finanza regionale. Ieri, presso la caserma Lagana di Catanzaro, si è svolto il passaggio di ruolo del comandante. Al generale di brigata Gaetano Giancane, chiamato a ricoprire il ruolo di assessore regionale al bilancio della Campania, subentra il generale Salvatore Tatta. Alla cerimonia hanno preso parte il comandante interregionale delle Fiamme Gialle, generale di Corpo d'Armata Mauro Michelacci, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e le autorità politiche. Sono state presentate in conferenza stampa a Reggio Calabria le attività e il ruolo del planetario provinciale Pitagora. Francesco Macheda, direttore del settore patrimonio della provincia, ha definito il Planetarium Pitagoras punto di riferimento per il territorio, il mondo scolastico, accademico, della ricerca scientifica e della cittadinanza in genere. L'opera di valorizzazione, come ha poi sottolineato l'assessore Nucera, decorre dal mese di maggio con atto deliberativo della giunta provinciale. Energizziamoci con un piano d'energie, questo è il titolo del convegno che si è svolto nella sala consiliare dell'amministrazione provinciale di Catanzaro. Nel corso dell'incontro sono intervenuti esperti provenienti dall'Università di Reggio Calabria, Catanzaro e Unical per promuovere il tema del risparmio energetico. Nel pomeriggio c'è stata la festa dell'energia con gazebo in cui sono state illustrate le possibilità offerte dai bonus governativi e consigli sul risparmio energetico.